se fosse già troppo tardi per fermare il cambiamento climatico. Con un occhio al peggiore degli scenari, la Banca Europea degli Investimenti ha siglato un accordo con il colosso francese dell'agricoltura Florimond Desprez. Sul tavolo ci sono 40 milioni di euro da investire in ricerca per trovare i semi del futuro, quelli in grado di resistere a climi sempre più estremi. Anche 9 città italiane tra i 100 agglomerati urbani europei che parteciperanno al progetto pilota comunitario per le zero emissioni nette al 2030. A disposizione delle 100 amministrazioni un totale di 360 milioni di euro soltanto nel biennio 2022-2023. Serviranno a realizzare progetti negli ambiti della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica e della pianificazione urbana verde. Un paradigma irrinunciabile, è così che il mondo delle categorie e delle imprese ritiene la sostenibilità, un tratto essenziale della propria azione e delle proprie prospettive. Lontani i tempi in cui l'economia correva parallela all'ambiente senza intersecarlo mai. Oggi anche l'associazionismo individua nel versante ecologico un passo decisivo. L'economia circolare è ormai un dato di fatto da tempo, acquisito dalla maggior parte dei grandi gruppi, ma lo spazio verde si apre anche e forse soprattutto agli imprenditori più giovani, che si uniscono in associazione nel nome di una green economy che è felicemente tangente alle imprese, all'artigianato, al commercio, ai liberi professionisti, con margini sempre più ampi. È un'esigenza fondamentale applicare che le imprese siano focalizzate sull'impatto ambientale. L'impatto ambientale è uno dei temi focalizzanti che la Fenimprese sta andando ovviamente a coordinare queste imprese. Proprio parlare in modo pratico, che cos'è l'impatto ambientale, cosa può incidere ovviamente nell'economia questo impatto. €1.500.000 per la comunicazione locale. È la cifra stanziata per il 2022 dal sistema CONAI Consorsi di Filiera nell'ambito dell'accordo di programma quadro ANCI CONAI 2020-2024. Ancora quest'anno resta alta l'attenzione sugli aspetti legati alla comunicazione sul territorio, finalizzata soprattutto ad informare e sensibilizzare i cittadini verso la raccolta differenziata e l'avvio riciclo dei rifiuti di imballaggio. I progetti devono riferirsi ad attività condotte nel corso dell'anno 2022 e del primo semestre 2023 e vanno presentati a CONAI entro il 31 maggio 2022. Si accede alla presentazione attraverso il sito bandoanciconai.conai.org. Le modalità di erogazione delle risorse sono inserite nelle linee guida Bando Anci CONAI Comunicazione Locale 2022, che riporta gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne, i requisiti dei progetti di comunicazione, le modalità di presentazione e approvazione degli stessi progetti. Diciamo che un'idea di Panino del Prato ce l'ho. E sicuramente mi auspico un mercato dove i clienti siano molto più consapevoli rispetto alle loro offerte di energia e anche i loro consumi. Quindi prima di tutto un consumatore consapevole sceglie le sue offerte con attenzione, ci dedica del tempo e per esempio non serve chiamarlo a casa all'ora di pranzo o la sera per proporgli un'offerta come succede oggi purtroppo molto spesso. Quindi il primo pezzo di sogno è un cliente dove il cliente sceglie e non viene tartassato dai call center outbound per scegliere un'altra offerta. Questo sogno c'è anche, ha bisogno anche di contatori di energia elettrica e di gas anche, molto più intelligenti, che possano mandare questi dati in tempo reale al cliente e anche al suo fornitore. Green Book. Il Green Book di oggi si intitola Manuale di apicoltura, tecniche di allevamento naturale, di Jade Hansen. Le api, considerate da secoli animali domestici, hanno in realtà mantenuto una loro piena autonomia biologica,
Per potersi rapportare con loro è quindi indispensabile conoscerle e soprattutto poter disporre di quelle informazioni di base che ci consentano di comprendere e approfondire gli argomenti che più ci interessano. In questo manuale si tratta con precisione e approfondimento le più recenti conoscenze in merito alla biologia, alle tecniche di allevamento, alla flora apistica e soprattutto alle avversità, con particolare attenzione alle nuove patologie, agli allevamenti e ai miele. Manuale di apicoltura. Tecniche di allevamento naturale. Di Jade Hansen.